The Show. Siamo qui nella nostra città Milano per far toccare le palle alla gente. In questa missione, ragazzi, non siamo soli, infatti c'è qui con noi niente un po' di meno che Marco Bianchi. Ciao ragazzi. Ciao. Infatti, Marco, dobbiamo imparare a tirarle fuori, tiriamole fuori, perché dobbiamo sensibilizzare i ragazzi soprattutto, perché insomma il cancro del testicolo c'è, esiste, quindi dobbiamo farlo conoscere. Prevenzione. Ciao ragazzi, possiamo fare un gioco con voi? Avete 2 minuti? Va bene. Bendiamo uno di voi, gli passiamo 3 oggetti. Se indovinate soltanto con l'usinio delle mani cosa sono, vincete una maglietta. È che schifo. Ah no, adesso. Oh, ah, la mangio giusto ogni tanto io. Okay. A banana. A banana, bravo. Sì, sì, ma no, ma questa è una maschera su base. Perfetto. Okay, perfetto. La... Ho capito, ma non conosco il termine. Non mi viene in mente il termine. La B? La Beto? Guardate, mi chiami che aiutatela un attimo. Aspetta, questa cosa non so come si chiama. Come si chiama qua? No, ma... La ma? Ma? La mamma te? No. Mara? Maraga. Maraga. Maragas. Maragas. Brava! Questa è una banana. Brava! È una banana. Indovina subito la banana. Perché lei indovina subito la banana? Un po' esperta. Un po' esperta. Allora vediamo, allora dovrebbe indovinare anche questa. Okay, dammi la mano fuori, bene. Vai. Ok, vai. Oh, cioè, allora, manina. Mani. Le tue amiche ridono. Vai. Oddio. Che cos'è? Santi, fai il video. Che cazzo è? Vai, vai. È un dildo. No, no, no. Oh mio Dio, che schifo. Ah dai, che so scherzo. Pesano? È un po' inquietante. Come inquietante? Allora, porgi la mano bene. Ok. Sei pronta? Vai. Non lo so. Ma è finto. Sì, 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 è finto. No, sono appena state colte. Oddio, mi fa impressione. Ok, okay. Mano avanti. Ok, prego. Sua moglie ride, eh. Perché ridete, mano avanti. Mano avanti. Vai, ultimo oggetto. Palpa con tranquillità. No, mi fate paura. Vai tranquillo. Che schifo, un pollo, che cazzo. Un pollo? Ma che polli mangi tu? Ma scusa. Ma che cazzo. Queste normalmente pendono, eh. Esatto. E con l'età si allungano. Sono delle palle. Brava! Ma che cazzo. Pene. No, la base del pene come si, cosa c'è? Palle. Oh, okay. Sono due palle. Bravo, dico. Perfetto. Che sono i testicoli del sexy shop? Sei un grande, ma... Uno scroto. Grande. E questo è un regalo, io direi. Oddio, ma cosa sono? Brava. Sembrando coglioni. Puoi guardare perché hai indovinato. Bravissima. Oddio. Fanno effetto, che schifo. Perché ti abbiamo fatto toccare delle palle? Che non erano le nostre, quindi non abbiamo neanche se... Per vedere se ho tatto. No, perché questa settimana che arriva è la settimana per la prevenzione contro il cancro dei testicoli. E quindi lo facciamo per invogliare anche i maschietti ad andare a farsi controllare. Perché bisogna imparare a tirarle fuori. Che cosa? Il coraggio innanzitutto e le palle, proprio per quello. Perché le donne in Italia sono bravissime, attente con pap test, con le mammografie, sono sempre attente ai controlli. E invece gli uomini non si controllano mai, hanno sempre vergogna di farlo. Ci pensa lei per farlo? Domanda. Bravissimo. Sì, sotto controllo. L'hashtag di questa campagna di sensibilizzazione è tiriamole fuori. Quindi devi dirlo là, esattamente. Tiriamole fuori. Tiriamole fuori. Tiriamole fuori. Pronti? Okay. Uno. Pronti? Okay. Tiriamole fuori. Anche se questo video è stato molto particolare e diverso dagli altri, ci tenevamo molto, quindi chiediamo un bel like, mi raccomando. Ragazzi, iscrivetevi anche al nostro canale e approfittiamo per ringraziare Marco, per invitarvi ad andare a farvi controllare, perché la prevenzione, come ci insegni, no? Prima di tutto. Sì, tiriamole fuori, questo è il messaggio che volevamo dare. Tutta questa settimana sarà proprio dedicata alla prevenzione maschile, perché insomma non nasciamo come supereroi, quindi anche i cari maschietti si possono ammalare. Mi raccomando, riusciamo a fare ancora più prevenzione e sensibilizzazione su questo argomento.
Quindi diffondete il messaggio condividendo il video su Facebook. In descrizione ci sono i riferimenti di Marco, c'è il suo blog, andatevelo a leggere. E noi l'abbiamo tirato fuori perché ci siamo fatti controllare, siamo anche un po' ipocondriaci, ma andate a farvi controllare anche voi, che vi palpano anche le palle. Cioè, anche piacevole. Comunque è piacevole, anche se solitamente sono uomini, però comunque voglio dire. Abbiamo palpato vero un uomo con delle mani grosse così. Chiudi gli occhi e sogni. È stato uno scocchino per esplodere le palle. Controllatevi. Sa il verso dell'unicorno, c'è uno sconto. Non lo sa? Fa così, guardi. Prego.